Mentre nella periferia romana, i NAS torneranno in un allevamento più volte oggetto di sanzioni e provvedimenti penali. I pannelli, non dico una pulita, ma almeno dove mancano di mezzo. Io so quello che è questa, latte prodotto da me, so che cosa è. Però non ce l'ha fatto ancora vedere. Fare sempre latte di alta qualità. Facciamo latte alimentare. Per avere il bollino dell'alta qualità, il latte deve contenere almeno il 15,5% di sieroproteine. Le sieroproteine diminuiscono con l'aumentare dell'intensità del trattamento termico effettuato per eliminare i germi. Il latte alta qualità subisce un trattamento termico più delicato rispetto a quello classico. Per questo, il latte di partenza deve avere dei requisiti igienico-sanitari e di composizione precisi. Quindi voi non avete ancora il decreto, diciamo, per l'alta qualità? Ce l'abbiamo da parte della ASL, ci abbiamo una documentazione, perché... Però di fatto non... infatti io mi ricordo, Però di fatto non state conferendo alta qualità. Adesso stiamo conferendo come latte alimentare... Quanto producete? Facciamo, quest'anno abbiamo fatto 24.000 quintali di latte. E magari io produco latte crudo non di alta qualità e poi lo commercializzo come alta qualità. La differenza di prezzo è di un centesimo al litro, che non è poco in un'azienda medio-grande. Calcoliamo 24.000 quintali di latte, parliamo di 30-40.000 euro. Quanti capi avete? 200 capi di lattazione giornalieri e in tutto sono 450-460 anima. I NAS si preparano per l'ispezione nella stalla. Sono sette. Qua c'è tutto il gruppo, i gruppi in produzione. Perfetto. E di qua abbiamo le asciutte e la sala parto. E da quell'altro capannone lì c'è tutto l'allevo. E in fondo la vitellaia. Perfetto. Questi sono vitelli di fine di 2 mesi e mezzo. Questi quanto c'hanno? Ci avrà 2 settimane, quindi 3. Hanno il cosetto al piede, no? Vengono registrate. Vengono registrate, c'è tutta la registrazione sul display di ogni gruppo. Quindi lei di ogni animale, di ogni animale sa quanto alla... Ok. Mungitura. Questo... Ma dopo le faccio vedere. Va bene, c'è il latte adesso? O l'hanno ritirato? L'hanno ritirato poco fa. No. L'azienda in passato ha dovuto rispondere anche del reato di truffa sulla produzione del latte. All'epoca noi rinvenimmo un macchinario ben visibile, quindi riconoscibile, dove il latte, prima di entrare nelle cisterne, transita da questo macchinario, viene centrifugato e ne esce con dei valori più bassi. È un macchinario che è vietato negli allevamenti, perché l'allevamento non può fare nessun tipo di trattamento. Questo l'hai segnato sul lato controllo. Con questo che ci fate? Allora, questi qua sono gli acidi e i detersivi per i tank, diciamo. Per la sanificazione. La sanificazione degli impianti. Questa analisi a cosa è riferito? All'ultimo analisi che avete fatto? All'ultima analisi del 30. Uh-huh. C'è i report tutti su. Uh-huh.